Da segnalare un nubifragio nel Cremonese, ci troviamo nel nord Italia. L'Italia è spaccata letteralmente in due. Il nord ricco di piogge, il medio instabile, maltempo, il centro e il sud che boccheggiano, comprese le isole Sicilia e Sardegna. Gli eventi critici sono moltiplicatisi proprio in Cremona, in provincia di Cremona, ripeto, chicchi di grandine come palline da tennis hanno danneggiato infatti automobili e case. I centri abitati sono rimasti irraggiungibili, addirittura in alcuni casi mancherebbe l'acqua potabile, l'acqua corrente, più la cartellonistica, o meglio i cartelli che sarebbero diverti per colpa del maltempo. Blackout, l'ondata di caldo che stiamo registrando è fortissimo, ripeto, nel centro e nel sud, ma nel nord invece i venti avversi con meteo instabile sono ormai all'ordine del giorno e la stessa agricoltura sembra essere letteralmente in ginocchio. Perché? Per colpa di questo maltempo, per colpa di queste piogge battenti che non lasciano respirare il nord Italia, il settentrione. Insomma, se abitate in provincia di Cremona o a Cremona, ditemi se avete o no percepito questo maltempo, penso proprio di sì, e soprattutto come state vivendo in queste ore il maltempo che sta imperversando nella parte nord settentrionale dell'Italia. Iscrivetevi al mio canale di YouTube, Narratore Italiano, commentate. Ciao a tutti.